Ciao a tutti, ciao Cristina. Questa è la mia partecipazione al concorso Tema America. Ecco qui il fogliettino. È la prima volta che faccio un video, quindi essendo abbastanza timida non fate caso alle gaffe. E ho già legato i capelli per una questione di comodità e ho applicato una base viso, una base occhi e una base labbra. Quindi quello che mi resta da fare è truccare gli occhi. Io userò questa palette, è la palette 88 colori della Melli. E here we go! E comincerò con la base. Prendo un ombretto bianco matto e vado non molto precisamente ad applicarlo sia sulla palpebra mobile che su quella fissa. Sono molto agitata, mi tremano le mani, vabbè, dettagli. E ho visto molti video in cui molte ragazze si trovano a truccare interamente prima un occhio e poi l'altro. Io non lo so fare, temo di essere imprecisa o comunque di non essere equilibrata nel dosare i colori, le sfumature, i tratti, quindi farò la base di qua, la sfumatura di qua. Intanto ringrazio Cristina per la possibilità di questo concorso e anche per la libertà che ci ha dato nel decidere cosa e come fare. Non so se riuscite a sentire in sottofondo l'inno americano, ovviamente. Ora andrò a prendere un giallo forte, questo qui, che mi sembra il giallo che più somiglia a quello del becco dell'American Eagle, e lo vado ad applicare alla parte esterna della palpebra mobile. Cercando di non superare il centro della palpebra. Qui sono andata un po' oltre, quindi aggiusto anche da quest'altra parte. Eccoci qua. E infine, in pratica la parte finale del becco dell'American Eagle è leggermente aranciata, come se questo giallo andasse a scurirsi, quindi diventa un arancione chiaro. E prenderò questo colore qui. Prendo quest'altro pennellino con le setole oblique, perché lo andrò a mettere all'angolo esterno dell'occhio, ma anche sfumandolo leggermente nell'incavo. Dato che il colore è un po' più scuro di quelli che ho usato fino ad ora, darà anche un po' di profondità allo sguardo. Lo picchietto prima così e poi lo sfumo.
sempre all'angolo esterno e poi sopra. Infine sfumiamo un altro po' con l'altro pennello. Qui è più scuro, qui è più chiaro, quindi vado a pigmentare un altro po'. Ed infine, con questo pennellino più piccolo e con un bianco shimmer, leggermente shimmer, illuminiamo l'arcata sopraccigliare. E sfumiamo. Ricalchiamo un po' anche la parte interna per dare un po' di luminosità allo sguardo. Un po' di blush, io uso questo della Elf. Pennellino. E per finire un super gloss. Ed ecco qui. Ah, dimenticavo, cosa importantissima, mascara. L'emozione, scusatemi. A me non piace applicarlo sulle ciglia inferiori perché ho la palpebra un po' pendente, quindi questo andrebbe ad evidenziare. Ed ecco qui, il look è finito, è uno di quei look, diciamo, portabili. Perché è molto, molto semplice, ho utilizzato dei colori molto chiari, per nulla pesanti. E niente, spero vi sia piaciuto. E scusatemi ancora per se ho fatto qualche gaffo, se mi tremava la mano, mi tremavano le labbra, tutto. Mi tremava tutto in questo video. E ciao Cristina, grazie, ciao.